Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Finalmente oggi esce in tutte le librerie e disponibile online il mio libro. Come una fenice può essere finalmente vostro e in questo video voglio raccontarvi un pochino più nel dettaglio tutta la storia di questo libro, come l'ho scritto, come è nato e tutto quello che c'è stato dietro questo bel mattoncino. Sempre ha avuto un pochino l'idea di voler scrivere un libro. Tutto questo, i miei social, sono nati dal mio desiderio di condividere la mia storia e tutto quello che ho vissuto. E l'ho fatto tramite video, però sempre di più volevo anche lasciare un po' una traccia scritta. Io ho sempre amato leggere, ho tanto amato scrivere e l'idea un pochino mi ha sempre stuzzicata. Poi ogni volta che scrivevo i miei post, magari un po' più di riflessione, vedevo sempre qualcuno mi scriveva: perché non scrivi un libro? Perché non scrivi io? Non è così facile. Perché diciamo che in questi ultimi anni ho ricevuto qualche proposta, perché ovviamente avendo visibilità sui social, le case editrici, se sono un po' lungimiranti possiamo dire, magari fanno anche un po' di scouting sui social e ho ricevuto diverse proposte, solo che tutte le case editrici che mi avevano contattato fino a quest'ultima, con cui alla fine ho deciso di scrivere un libro, non mi trovavo a mio agio, non mi trovavo d'accordo con la loro idea di libro. Ad esempio, qualcuno voleva che scrivessi la mia storia nella prima parte, poi la seconda parte che una psicologa facesse l'analisi di quelle mie esperienze. No, sono già stata psicoanalizzata e non sentivo il bisogno di farlo anche pubblicamente. Oppure qualcun altro mi aveva chiesto di scrivere magari un capitolo e poi al termine di ogni capitolo mettere una ricetta rappresentativa oppure un workout per renderlo più commerciale. No. Io mi sono detta, se voglio scrivere un libro, e probabilmente ne scriverò uno nella mia vita, voglio che sia come voglio io, voglio andarne fiera, non voglio, perché è una cosa che poi faccio, non voglio fare una cosa del tipo sì, leggete il capitolo, poi vabbè, quando vedete la ricetta saltate, perché cioè già io sono una che sminuisce molto ciò che fa, se poi non ci crede nemmeno pienamente rischio veramente di non essere soddisfatta di tutto l'impegno che ci possa aver messo. Quindi alla fine mi ha contattato un editore che ha diversi contatti in diverse case editrice, ne abbiamo parlato con diverse case editrice e alla fine siamo arrivati a Fabri Editore del gruppo di Mondadori. Sono molto contenta perché con Fabri, che generalmente fa libri per ragazzi, l'idea, se va bene, se vanno bene le vendite, se è un libro che viene apprezzato, è che da settembre potremmo iniziare a fare anche un tour nelle scuole, perché questo è un libro che verrà consigliato ai professori da proporre agli studenti e quindi se poi insomma tutte le cose vanno bene, qualcuno vuole invitare, posso anche andare nelle scuole e incontrare i ragazzi, cosa che mi mette un'ansia assurda, però sarebbe veramente veramente bello. Quindi parliamo del libro. Il libro non è la storia della mia vita, non inizia con sono nata il mi è successo questo e sono arrivata fin qua, assolutamente no, c'è un po' di autobiografia perché racconto le mie esperienze, però non è una mia autocelebrazione, è una celebrazione della vita in generale. Tratto temi e argomenti, 14 più o meno, poi ogni tema in realtà poi tratta altri temi all'interno e ogni tema viene affrontato a carattere generale, poi andando nello specifico della mia esperienza e poi sempre dando un altro punto di vista o cercando di trarre delle soluzioni pratiche, meno pratiche, più idealistiche. L'obiettivo di queste pagine è quello di mettermi in contatto con voi,
leggendo quello che ho scritto, tanti, spero, tanti di voi si ritroveranno con la loro esperienza. Quindi io ho vissuto determinate esperienze, qualcun altro può provare le stesse emozioni e abbinarle alle proprie esperienze, quindi fare proprio l'argomento. È un libro in cui veramente metto a nudo tanti aspetti e tante cose della mia anima, non metto assolutamente filtri e soprattutto cerco di dar voce a tutti quei pensieri e quelle parole che tendiamo a nascondere per il giudizio altrui, ma soprattutto per il nostro autogiudizio nei nostri confronti. Tratto temi come il non sentirsi mai abbastanza, la paura di cambiare, la paura del fallimento, temi più personali come ad esempio le dipendenze. Quindi tratto la mia anoressia, ma non è un libro sull'anoressia, ci tengo a precisarlo. Parlo del mio problema, però lo tratto dal punto di vista di disturbo mentale come risultato di una depressione. E quindi io ho avuto l'anoressia, ma la reazione di qualcun altro potrebbe essere stata o potrebbe essere la dipendenza da alcol, da fumo, da droghe. Quindi quello che vi dicevo, tutti si possono rivedere in quello che ho scritto. Parlo di temi anche più universali come l'amore o la morte. E do diversi punti di vista, forse delle chiavi di lettura un pochino alternative, sulle quali sono sicura che alcuni di voi si troveranno e saranno d'accordo con me, ma sono anche sicura che tanti altri non si troveranno d'accordo con me, magari sul tema della body positivity o body neutrality. E questo mi piacerebbe tantissimo. Mi piacerebbe che questo libro sia un po' una fonte di riflessione, cioè mentre leggete magari vi fermate e dite no, ma io non la penso proprio così, oppure sì, io la penso così e vi faccia riflettere. Non vi voglio dare chiavi, non sono un guru e non voglio esserlo, voglio semplicemente istigarvi e motivarvi a pensare, a riflettere e a compiere dei piccoli processi che magari io ho fatto nel mio percorso perché a pensare ciò che fa evolvere. Invece di incanalarsi e seguire tutto quello che viene detto e prendere quello che viene letto per dato come verità assoluta, preferisco che vi faccia riflettere, che faccia pensare, che vi faccia magari arrabbiare e voglio creare e stimolarvi delle emozioni positive, negative, neutre, non lo so, comunque attivarvi. E spero davvero che questo libro riesca a farlo. Cose che voglio sottolineare proprio nella parte estetica e tangibile di questo libro. Primo, i disegni. La storia dietro le illustrazioni è molto particolare perché allora ero alla ricerca di un'illustratrice. La casa editrice me ne aveva proposta una, ma a me non piaceva, non mi identificavo e quindi mi sono proposta di cercarne io una. Scrollando Instagram a un certo punto incontro Sara, su Instagram Cherries, e mi innamoro dei suoi disegni. La sua bambolina è piena di significato e subito a bomba condivido nelle mie stories due o tre disegni perché cioè, li avrei condivisi tutti, erano bellissimi. Lei lo nota perché forse l'ho taggata, eccetera. Mi risponde e scopro che lei è una mia grandissima follower, mi segue da anni e insomma abbiamo condiviso anche un po' di storia. E basta, cioè, per me è stato amore a prima vista. L'ho fatta assumere dalla casa editrice e tutti i disegni sono stati creati da lei. Io penso che lei sia veramente un'artista perché quello che cercavo era una persona che leggendo il libro, perché lei l'ha letto in anteprima, poi riuscisse a cogliere l'essenza di quello che era scritto e creare un disegno. E quindi ci sono disegni come questo, che quando leggerete il libro, capirete. Sono veramente, cioè, guardate questo. Questo è uno dei miei preferiti. Siamo io e Jimmy e la luce che lui ha portato dentro il mio buio, cioè, fenomenale. Questo è bellissimo. Quando leggerete il capitolo della body neutrality o body positivity capirete.
il fiore che siamo dentro è quello che rispecchia chi dovremmo essere fuori. E vi giuro, cioè io sono contentissima, sono questi, cioè rendono veramente il libro tutto di un altro livello. Anche quando lo avrete fra le mani, vi perderete in questi disegni perché sono veramente stupendi. E poi la copertina è stata totalmente una sua idea, io avevo tutta un'altra idea e lei è venuta fuori con questa e è stupenda, come una fenice, la fenice che esce dal cuore, si apre. Potentissima. E poi un'altra cosa, queste scritte nel mio libro ho scritto delle frasi un po' molto d'impatto e la casa editrice ha deciso di proporle nel testo così separate, così che voi possiate fotografarle e condividerle. E ho visto che già facendovele vedere un pochino su Instagram, qualcuno anche da una story su Primo Movimento ha fatto lo screenshot e ci è riuscito, quindi ca ho capito che è una cosa veramente, veramente apprezzata. Poi nel libro comunque ci sono altri pezzi in cui alcune frasi sono evidenziate e i capitoli sono così, insomma, è stato veramente un lavoro molto importante per me, un grande passo e pazzesco, ho scritto un libro, soprattutto perché dovete sapere che, come dicevo all'inizio, io sminuisco tutto quello che faccio, quindi io non ho avuto tantissimo tempo per scriverlo, perché tra una cosa e l'altra abbiamo iniziato a parlarne a aprile dell'anno scorso, 2021. Poi ci siamo un po' persi, insomma, c'è alcune cose. Abbiamo firmato il contratto a ottobre-novembre, solo che io ho iniziato il corso di formazione di cui vi ho parlato verso novembre-dicembre, quindi mi sono persa là dietro. Poi, tra una cosa e l'altra, a gennaio sono andata anche a Martinica, eccetera. Il 2 febbraio ricevo una chiamata dalla casa editrice che mi dice: Silvia, il 15 deve essere pronto. Avevo scritto, ma avevo fatto il compitino, non ero assolutamente fiera di quello che avevo scritto e quindi praticamente l'ho scritto in 2 settimane. Non dormendo né notte né giorno, sono 2 settimane di fuoco, ma posso dire, per me è stata veramente la cosa migliore, perché io purtroppo, finché non mi è stato detto Silvia, è reale, devi farlo, io avevo sminuito, cioè, ah sì, sta scrivendo un libro, cioè, cosa vuoi che sia, se lo scrivo io, figurati. E invece lì proprio ho detto no, ora lo stai scrivendo, fallo bene. E lì la Vale ha giocato un ruolo fondamentale perché mi ha preso da parte e mi fa: devi impegnarti perché tu tendi a sminuire tutto ciò che fai, ma questo è veramente importante. Questo rimane scritto e ne devi andare fiera, non è uno scherzo, quindi impegnati. E così ho fatto. Mi sono veramente impegnata e vi dirò, è stata la cosa migliore che potessi fare perché ho veramente concentrato tutto lì e sono veramente contenta. Pensate che in questi ultimi mesi, comunque, io l'ho consegnato a febbraio, quindi ne ha passato di tempo finora a maggio, 2 mesi. No, marzo, aprile, maggio, in 3 mesi ho letto altre cose, ho scritto altre cose, ho pensato ad altre cose e ancora, perché si sa mai, quando magari dico, ah, cacchio, questa roba avrei potuto scriverla, l'ho scritta. Non è ancora arrivato il momento in cui ho detto, ah, questa cosa, no, questa me la sono persa, avrei dovuto scriverla. Quindi se in 3 mesi ancora non è successo, sicuramente capiterà domani, ma vabbè, sono contenta, sono fiera, non me lo dico mai, ma te lo sto dicendo a bassa voce. Ci tenevo a fare questo video per parlarvene un pochino, per raccontarvi di che cosa si tratta, perché ovviamente non si giudica un libro dalla copertina, anche se è bellissima. E niente, io vi lascio il link qui a Amazon, da oggi è disponibile, quindi appena lo ordinate vi arriva. Altrimenti, se non riuscite ad attendere, andate nella libreria più vicina, è nelle maggiori librerie
acquistatelo. Mi troverete sullo scaffale. Adesso andrò a cercarmi anch'io. E basta, spero che questo video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo nel prossimo video con tantissime novità, a partire da la casa. Vi devo dire un sacco di cose e basta. Grazie mille ragazzi, tutto questo non sarebbe stato possibile senza di voi, quindi il mio grazie va a voi. Questo è un pochino il mio modo per restituire tutto l'affetto, tutto quello che mi avete dato, perché in questo libro ci sono un po' di aiuti, consigli, non chiavi, perché ovviamente ognuno ha la propria vita, però quella motivazione che magari a qualcuno di voi potrebbe essere utile perché al momento manca. Quindi spero davvero che questo libro vi ispiri.